mio bisnonno, da cui io orgogliosamente prendo il nome, Cesare, nell'Ottocento, praticamente quando si faceva l'Unità d'Italia, cioè tra il 1860 e il 1870, porta la macchina da scrivere in Italia, che era un oggetto che non esisteva, la porta dagli Stati Uniti, per cui in qualche modo ha scoperto, trovato un oggetto che aveva un brand, in questo caso Remington, e lo porta e lo mette a disposizione di un mercato nascente. L'attività diventa molto importante, più di 27 filiali, più di 400 dipendenti, tra l'altro proprio in questo momento qua in Officina della Scrittura, di cui magari parleremo dopo, c'è una mostra proprio su mio bisnonno e sulla storia della Remington, che si chiama Un tasto italiano. Aurora nasce invece nel pieno centro di Torino, in via della Basilica, davanti al Duomo. Viene purtroppo bombardata nel 1943 e poi le racconto magari le riflessioni che mi sono fatto.